Arrivederci e grazie. Pronto Moby Dick Viaggi. Ah, buonasera. Avete prenotato il viaggio con Moby Dick? E allora benissimo, ci vediamo in aeroporto. Sì, vi sia bene, arrivederci. Pronto? Ah, buonasera signora. Sì. Sì, è tutto vero. Sì. Prenotando con Moby Dick verrà in viaggio con Gennaro e Ugo. Sì, arrivederci, ci vediamo anche... Arrivederci. Grazie a Moby Dick per la strada, va in giro nel mondo insieme a voi. Prenotate. Pronto? Pronto? Moby Dick Viaggi? Dell'acqua minerale? Grazie. Una bottiglia d'acqua San Giorgio, per favore. No, San Giorgio non viene secca, abbiamo altre mani. No, non fa niente, grazie lo stesso. Meglio niente, signorina, meglio niente. Papà, ma è la nostra San Giorgio! Certo, Carlo. L'acqua minerale San Giorgio è tra le più basse al mondo per quantità di nitrati. Ed è sempre pura come quella di una volta. La San Giorgio è una delle pochissime che faccio eccezione alla regola. Sì, ha ragione. Anch'io non bevo che quella, altrimenti acqua pura. San Giorgio. Una lunga storia di purezza. Che porto sempre con me! Amore, amore. E adesso, amici, con il nostro mitico gruppo stiamo andando in funicolare. Certo, adesso proviamo la funicolare. Molto lontano, eh. La funicolare? No, siamo arrivati. No, ma il tragitto che fa. Ha paura lei? No. Ora no. Anche è una funicolare, via. L'abbiamo provato anche ieri, era corto comunque. Come è corto? Il tratto. Il tragitto. Sì, il tragitto. E noi chiediamo. Buongiorno, mi scusi, quanto dura il tragitto? 7 minuti. Sette minuti, oh, voglio dire, non è che è lampo. 7 minuti. Di che? Dura il tragitto? Poco. Ma fa anche qualche pausa, si ferma oppure dritto? Arriva fino a su in alto, sono 2 fermate intermedie ma sono collegato per dall'alto si vede tutto. Ah, ok. Se no è su a Brunate la partita. Va bene, grazie, capito? Sì. Ecco, allora stiamo andando adesso da Cernobbio, ci stiamo spostando a Brunate. E come facciamo a spostarci a Brunate? Prendendo la mitica incredibile funicolare. Allora, cerchiamo di capire come siamo messi. Ci penso io. Noi eravamo qua. E adesso dobbiamo andare a Brunate. Brunate dov'è? Brunate. Vedete? Amici da casa? Noi da qui siamo scesi, siamo qui. Adesso dobbiamo salire sul monte di Brunate. Ecco. Va bene? Ho spiegato bene? Dov'è che dobbiamo salire? Sì, dobbiamo salire a Brunate, qua. Ah. Va bene, sì. Ok, vi dico le previsioni del tempo e scendiamo pure. Oh, poi in funicolare dobbiamo cantare funicolare, eh? Quindi cominciate a mettervi d'accordo, eh? Cominciamo a accordare. Appena sale la funicolare dobbiamo fare yam yam. Cosa devo fare? No, quella è della signora, deve mettere il suo. Ragazzi, ma quando ne state timbrando? Se voi non passate, però. Non passa, non si apre. Non si apre. Spinga. Vede? Vai, ma. Così? Ma... Aspettate, devo una alla volta. Non timbri qua. Un macello sta succedendo qua. No, no. Stanno facendo un macello. Fate aspettare. Passi da sotto, allora con calma. Vada, aspetti. Oh. Dai. Via. Aspetti. Vada. L'agano, fa il favore. Stiamo calmi. La signora ha fatto praticamente il biglietto. La signora, questa signora, il marito ha tirato il coso, ha capito? Aspetti. Oh, entra. Entra. Vieni, non hai paura. Qua che ci chiudono fuori, entra. Siamo calmi. Madonna mia. Guarda, lì si faccia dentro. Accomodatevi. Oh, guarda che alto, eh. Cioè, Sette minuti. Bene, allora sta per partire la funicolare.
E mi raccomando, appena parte la funicolare dovete fare... Funicolare, funicolare. Ecco, mi raccomando, concentratevi, fatelo bene. Sta per, ecco, sta per partire? Usciamo adesso? No. Appena siamo un po' fuori dal tunnel. Ecco, vedete, adesso stiamo salendo. Non so se ce la fai tu a girarti. Sarebbe bello se riesci a riprendere adesso. Vai. Ecco, vi ricordo che adesso stiamo andando a Brunate. Vedete? E questa è una funicolare. Guardate com'è ripida. Cosa incredibile, molto bello. Sì, sì, si vede. Vedete, amici di Si Viaggiare. Vi ricordo che questa trasmissione è stata, l'abbiamo dedicata a Cernobbio e a Brunate. Abbiamo visto sotto il monte anche la casa di Papa Giovanni XXIII, poi da lì siamo andati a Cernobbio, adesso stiamo andando a Brunate. Ecco, stiamo salendo. Adesso vedete com'è ripida? Guardate che è ripida, altro che. Uno dice che non è ripida. Allora, siamo pronti? Funicoli, funicola, funicoli, funicola. Troppe yamma ya, funicoli, funicola. Yamma, 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 funicola, funicola. Yamma, 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 funicoli, funicola. Applausi, applausi, anzi non applaudite che se vi togliete le mani dai ganci vi accappottate tutti. Vietato sporgersi, che si sporge? Guardate come è ripida. Ma quella lì non è un'altra che sta scendendo? Che bella cosa. Ma a un certo punto Ferruccio, ma si sposta chiaramente, vero? Ma come la saltiamo a quella? C'è una biforcazione. Voglio sperare che c'è una biforcazione. Altrimenti precipitiamo. No, c'è una. State calmi, amici da casa. Sicuramente c'è una biforcazione. Adesso vedete? Sembra che si stanno scontrando. Ma invece una va a destra e una va a sinistra. Ma Marollo può forza. Signora, che è successo? Sto in fronte a te. No, veramente in fronte a noi, se non fanno bene lo scambio c'è un'altra corriera. Cambia, cambia. Ecco, vedi, una a destra e una a sinistra. Adesso sì. Chissà che altezza è, che altezza raggiungiamo. 1120. Guardate che bello alto. No, non è alto. Magari non è alto, figurati che dopo dobbiamo pure scendere da qua. Ma la discesa facciamo in fretta. Allora ricapitoliamo. Ricapitoliamo per quelli che si sono sintonizzati adesso. Vi ricordo che in questa puntata abbiamo fatto vedere Papa Giovanni XXIII, non in carne ed ossa, ma dove è nato, nella casa natale, eccetera, eccetera. Poi ci siamo spostati a Cernobbio e adesso ci stiamo dirigendo a Brunate. Abbiamo preso questa funicolare e la stiamo percorrendo tutto. Vedete, ci stiamo elevando verso l'alto. E credo che siamo anche arrivati, se non vado errato. Ecco, siamo scesi. Eccoci qua. Oh, siamo a Brunate. Che bello, Brunate. Contento lei? Contentissimo. Bravo, vedi se siamo a Brunate. Cos'è? Cosa sta spiegando lei? Un carbone. Com'è, com'è? Un cavo. Per reggere una funicolare. Se si taglia quello dove andiamo. Tagliare, adesso cominciamo i pindacci, abbia pazienza. Che funi da acciaio? Sono funi grossi, ma perché si deve spezzare la fune? Andiamo. Ma guardate come siamo in alto, ma guardate i monti, ma guardate le montagne. Buongiorno, come va? Bene. Siete di Brunate? Sì. Oh, sentite, non è che ci potete fare un attimo da cicerone per andare a vedere il centro?
Non ho dov'è? Tempo. Molto lontano. Io non ho tempo. Senti, come si fa ad andare al centro? Al centro? Si scende dagli scalini, sì. Quali scalini? Questi qui? Sì, sì. E siamo al centro? Sì. Grazie. No? Ah, hai capito come funziona? Scendi gli scalini e siamo al centro. Miracoli della tecnica. Ma era ciboli. Magari miracoli della tecnica. 4 gradini. How are you? Fine, thank yes. you. It's okay? Yes. Where you come from? Ghana. Ah, very good. Ghana. From Ghana. From Ghana. What do you think about Brunate? Yeah, Brunate is nice. It's the first time that you arrive here. Yes, my first time. È la prima volta che vengono qua. Allora, good holidays. Thank you. Okay. Goodbye, bye. No, boh, io ormai sto diventando poliglotta, è una cosa incredibile. Chi è, signora, che c'è? Ho fame. Sto mangiando un panino. E va bene. Poi, fino alle 2 che dobbiamo pranzare, non ce la faccio. Oh, vedete, centro storico di Brunate. Andiamo. Su, scendiamo. Che buo, ma che buo! Facciamo un po' di panorama da questa parte. No, ve lo facciamo il panorama, facciamo la chiusura lì. Piccolo. Magari piccolo e piccolo. Giusto, andiamo, su tesori, forza. Andiamo bimbi. Su. Bambini dell'asilo? Andiamo. La superiora? La signora sta sempre correndo. Guardate come sono strette le strade di Brunate. Qua a stento ci passa una macchina. Vabbè, ma loro sono bravi, gli hanno messo allenati. Oh, vedete? Ma è bella, Brunate, guardate che meraviglia, sembra un presepio. Davvero, il balcone. Sì, guardate che meraviglia. Buongiorno signora, buongiorno. Vedete che bello, tutti i balconcini con i fiori. Vedete, questo è il centro proprio storico di Brunate. Infatti qua non sporcare, non è un gabinetto, vabbè, lo sappiamo. Ma è giusto pure, ho accennato. Avvisare, dice. Una persona cristiana lo sa che non è mica un gabinetto. C'era bisogno di scrivere, guardate questi dove vivono. Ma guardate ragazzi, questo è meraviglioso. Guardate che bello, guardate. Allora, anche questa puntata di Si Viaggiare giunge al termine. Siamo stati a Sotto il Monte dal mitico, incredibile, Papa Giovanni XXIII. Poi da lì ci siamo spostati e siamo andati a Cernobbio a vedere le ville maestose, incredibili che ci sono. E poi abbiamo finito a Brunate, in questo posto incantevole, dove c'è una bellissima aria e tantissime ville belle anche qui. E quindi dal nostro gruppo di simpaticoni, di Cagliari e di Sardara è tutto. 1, 2, 3 e vai così! Viaggiare! Grazie, arrivederci!